Salve. Salve! Siamo contro luce come piace a noi. Perché con tutta questa bella fila di panda che raccolgono tutte le epoche, siamo qui per dare consigli. Perché comprare una Panda 30? Perché comprare una Panda con il tetto aprile? Perché comprare una 1100? Perché la ruggine, signori? Ma soprattutto l'iniezione elettronica, il carburatore e i consumi? Insomma, ci sono da dire un sacco di cose. Vediamole una per una comprare e parliamo. Comprare una Panda oggi, nel 2020X. Negli anni 20 del 2000, esatto. E cioè a 20 anni dalla fine di produzione sostanzialmente, perché la Panda è stata prodotta fino al 2003, quindi le Panda più nuove che potete comprare hanno 20 anni. Allora, perché comprare una Panda oggi? Che cosa bisogna fare di una Panda oggi? E oggi quale Panda bisogna comprare? Queste sono domande abbastanza diffuse di chi si approccia per la prima volta all'acquisto di quest'auto. E anche che cosa guardare quando la si compra. L'argomento è molto molto vasto perché non si finirebbe mai. Non si finirebbe mai, però ci sono alcuni punti imprescindibili di cui bisogna trattare. Allora, innanzitutto, il primo punto è che cosa ci dovete fare? Questo lo dovete sapere voi, cioè se a voi interessa una macchina per andarci semplicemente ai raduni a sfoggiarla, non ve ne frega niente se l'auto è euro zero, non ve ne frega niente se non ha il servofreno, che ne so. Se interessa che sia una versione non mi frega bella. Niente se per esempio è parecchio lenta, no. Tanto o per se dirne consuma un'altra. Tanto no, anche tanto per quello che ci dovete fare. Se invece ci dovete caricare i mobili, magari eviterei di comprare una versione rara, preziosa, raffinata con gli interni in pelle. E non ve ne frega niente se porta i segni degli anni che ha. Se dovete andarci in campagna, in montagna, al mare, fa una bella differenza se ci dovete viaggiare. Questo però lo dovete sapere voi. Quindi inquadrate bene la vostra esigenza, perché il discorso del a me serve una macchina per fare un po' di tutto è un po' venuto meno. In passato tu avevi una Panda e con quella Panda ci andavi a lavoro, ci facevi raduni, ci caricavi i mobili, ci andavi in vacanza, facevi tutto con la stessa Panda. Oggi questo discorso sta un po' poco in piedi. Sì, sì, perché poi uno si pente amaramente di quello che ha preso. Perché poi uno si ritrova con una roba che non va bene per l'uso che ne deve, che ne deve fare e si mangia le mani, i gomiti. E alla fine non c'è più niente da mangiare e bisogna poi chiamare qualcun altro per tarare i miei poveri. Ma questa è un'altra storia. È un'altra storia per poi. Quindi, primissima serie, le Panda primissima serie, le 30 e le 45, prodotte dall'80 all'86, sono Panda molto particolari, molto rare e preziose se vogliamo, e costano parecchio per la media di valore di quell'auto. Sono macchine abbastanza rognose perché avendo 40 anni hanno tutto il diritto di fare le rogne di una macchina di 40 anni, no? E sono anche poco sfruttabili, sia perché sono euro zero, questo a qualcuno di voi potrà fregare poco, a qualcun altro di più, dipende un po' da dove ci guardate, ma sono poco sfruttabili. E oltre a quello, non sono macchine che si può pensare di utilizzare tutti i giorni. Sì, è perché sì. Sfido chi dice, ma io l'ho restaurata tutta, l'ho risanata tutta, sì, usala tutti i giorni e tienila fuori all'intemperie, e poi vedi dopo qualche anno una Panda 30 com'è. Per cui anche perché i carrozzieri costano, non è che si può portare una volta l'anno a rifare tutto. Vabbè, questo però vale anche per le versioni successive sostanzialmente. Sì, però qui marcatamente, perché insomma, una Panda 30 la ruggine la soffre. E indubbiamente. Poi c'è anche il discorso che i ricambi non sono facilissimi da trovare, perché esatto. Sono cose di 40 si anni si rompe fa. Qualche cosa e vanno trattate con una certa cura. A volte non si trova. Ecco. Un'altra piccola parentesi vorrei farla, le 4x4. Le 4x4 sono belle, ne abbiamo parlato nel video, adesso magari vi mettiamo anche uno spezzone, però vanno prese con cognizione di causa e anche lì secondo l'uso che se ne deve fare. Noi le tratteremo molto poco in questo video perché tendenzialmente ci interessano anche poco. Però non pensiate che sia la panacea di tutti i mali e che ci fate quello che volete. Non è più così, no, oggigiorno, e non lo è stato mai forse. Però oggi è ancora meno vero di quanto poteva esserlo in passato. Specialmente con la benzina a 2 euro al litro, tanto per dirne una, Quindi direi che questa prima categoria di Panda, quelle 80-86, le riserverei a un pubblico di appassionati che le intende usare per occasioni particolari, per eventi, per raduni, ma certamente non per farsi il giretto della domenica, da usare proprio come auto d'epoca, non come auto che si possa usare tutti i giorni. Io
mi sentirei di sconsigliarvelo per quest'uso qua. Sì. Viene la seconda stagione, l'epoca delle 750, delle 1000, delle Fire, delle Young, Euro Zero a carburatore. Qui si apre un grande capitolo. Secondo che viviate al nord Italia o al sud Italia, che abitate in centro o in periferia o nelle campagne, fa una gran differenza questa cosa. Sì. Tendenzialmente io da milanese non comprerei mai una Panda di quell'epoca, perché per me vuol dire avere una macchina che mi occupa un garage. Però lei da fiorentino mi dica il suo parere. Sono anche, è una cosa di gusti anche, per l'amor di Dio. Però per esempio qui, volendo, uno può prendere una macchina di quell'epoca lì per usarla tutti i giorni. Certo, bisogna vedere anche, prendi una Panda 750, magari te ne becchi una a 4 marce, tieni conto che hai una macchina che ha 34 cavalli e 4 marce. E 30 anni di vita. E 30 anni. Ecco, cioè, una piccola parentesi, i carburatori sono cose rognose che richiedono... Perché finché vanno bene, va bene, non si tocca nulla. Quando iniziano ad andare male, lo prendete così... E lo buttate. No, non lo buttate. No, non è vero. Chiedete l'intervento di un esperto che è un carburatorista, che è molto costoso per la revisione. Che innanzitutto bisogna ed è provarlo. Molto difficile da trovare oggigiorno, perché sono attività che non vengono più svolte da 30-40 anni. Potrei fare un mio video dove dico oggigiorno per vendicarti comunque. Mi sono perso. I carburatori quindi richiedono una certa attenzione particolare che... Cioè, magari voi conoscete qualcuno che è in grado o lo sapete di farlo, fare voi, per l'amor di Dio. Fare voi la revisione del carburatore, tenete conto che è una cosa costosa e difficile da fare. Per cui, anche lì, personalmente non mi sento granché di consigliarlo. Anche lì, solito discorso, dipende anche dalle prestazioni che volete dalla macchina. Perché se vi serve una macchina per andarci in campagna a caricarci cani morti, ma chi se ne frega se è scarburata, capisci? Potete prendere anche una 750 scarburata marcia di ruggine a 4 marce con gli ammortizzatori finiti, che la quarta non la usate quasi nemmeno mai, perché magari, tanto siete sempre a caricare cani morti e il problema non si pone. Poi quindi c'è poi la categoria delle Euro 1 e iniezione, che sono l'annata diciamo 90 metani, fino 90. Al 94-95, la prima metà degli anni 90. Ecco, l'iniezione elettronica di quegli anni è rognosetta, ma non è inutilizzabile. Io per degli anni l'ho utilizzato, quella che sta diciamo qua dietro, che è quell'altra che avevo prima. Categoria di prima, un pochino più moderna. Esatto. Diciamo. Ecco, gli Euro 1... Come impostazione, e sono le stesse macchine, perché sempre 1000, 750 no, perché non c'è più, cioè l'iniezione non esiste. L'epoca è quella lì. Però principalmente sono le 1000 file. In quell'epoca principalmente le Panda sì, sono 1000. Ci sono anche le 900, comunque sì, la categoria è quella lì. Sono macchine che possono ancora dare grandi soddisfazioni, con le quali si possono fare ancora grandi viaggi, con le quali si possono fare ancora tante cose, però attenzione, però, sempre meno e con sempre più attenzione. E poi tenete conto che sono macchine che ormai hanno 30 anni. Il che vuol dire che non ci pagate il bollo. Tra una che però si può cominciare a rompere cose. Certo. 30 anni. E bisogna saperli perdonare. Possono avere tanti chilometri, il ecco, motore può cominciare ad accusarli. Dobbiamo fare un discorsino anche sui chilometri. Sì. Però lo facciamo dopo, finiamo questa excursus sulle varie versioni. Dicevamo delle varie versioni. Ci faccia quella dopo? Ecco, quindi quella categoria lì è ancora molto godibile. Tenete conto, se ne prendete una che sia in buone condizioni, che non abbia ruggine, ma questi sono i soliti discorsi che valgono per tutte le versioni. Che l'iniezione elettronica funzioni bene, che non dia problemi, perché se no sono rogne grosse. E poi vedete bene, perché per esempio principalmente sono Euro 1, sono macchine sì, Euro 1, no, che in tanti posti già l'Euro 1 non può più esatto, circolare. E per questa cosa vi dico, vedete che la macchina sia in buone condizioni, perché se la scrivete ASI, in alcuni posti ragazzi, in alcuni posti, se leggete sul sito dell'ASI c'è scritto chiaro, non è libertà di circolazione dove vi pare a voi, non è così. In alcuni posti potete circolare più liberamente che in altri. E poi, volendo, si possono mettere GPL sempre dopo averle fatte ASI, mai prima, perché se no non la fate ASI. Con il foglio dell'ASI andare a... Esatto, uscite dall'ASI col foglio in mano e andate dall'Andi Renzo dall'Andi o da VRC e vi fate mettere il GPL. E spesso e volentieri queste macchine a GPL, se l'impianto è fatto bene, vanno molto meglio che a benzina, perché l'iniezione elettronica single point di quella prima serie non andava proprio benissimo. Comunque sono macchine ancora molto godibili, questo vi voglio dire, non sono dei rotami da buttare via, sono molto godibili ma con delle attenzioni, rispetto alle versioni precedenti che invece sono già molto meno godibili, sono ancora molto sfruttabili ma con delle attenzioni.
Passiamo alla generazione successiva, 95-2000, sono le 899, sostanzialmente quell'epoca sono è l'epoca dell'899. Perché a parte la 1000 van e le 4x4, sì, tutte sono 899. Sono Euro 2. Euro 2. In molti posti possono ancora circolare, molto più che le Euro 1. Non ovunque, a Bologna ad esempio. Non no. Ancora per molto. A Milano ad esempio, no. Sono macchine da battaglia. Se voi dovete caricare mobili, dovete caricare cani morti, dovete andare in campagna, dovete farci portare gli ombrelloni sulla spiaggia, prendete un 899, costano niente, sono marce e possono... Vanno. Perché bene o male sono ad iniezione, sono Euro 2. Sì, è l'iniezione single point sempre. Però cioè, è già meglio della versione precedente, comunque è già ottimizzato un pochino meglio. Consumano poco, bene o male, non danno rogna, a parte tenere sempre una tanichetta d'olio in mano. E poi ascoltate il rumore delle punterie e l'agonia del motore, perché spesso e volentieri i problemi di queste macchine sono quelli. Anche lì è sempre lo stesso discorso, se ci dovete andare in campagna a caricare cani morti, non ve ne frega niente se c'ha l'agonia e picchia in testa, però non potete poi pensarci di farci una Dakar, di farci una Milano-Palermo con le punterie. No, oddio, una Milano-Palermo ve la fate con che sì, tutto si può fare ragazzi, tutto. Si può fare tutto, ci si può vedere, andare in Giappone, bisogna avere cognizione di quanto causa. Uno è folle. Esatto. Noi siamo tanto folli. Ma c'è gente più folle di noi, tu non hai mai voluto partecipare al Mongo Rally o al Panda Raid, ad esempio. Ma c'è io l'avrei gente, fatto. C'è gente molto più folle di esatto. Noi. E noi già ci riteniamo folli. E già la gente ci guarda male quando diciamo che andiamo in Sicilia con una Panda 1000 del 2000, no, del 92, 93. Ok. Rimaniamo quindi all'ultima generazione, sono le 1100, sono quelli che vanno meglio in assoluto, sono Euro 3, possono circolare quasi ovunque, purtroppo non posso dire ovunque perché mi è capitato di leggere dei cartellini così, ma quasi ovunque ormai posso e ancora per anni, insomma, bene o male in tutti i posti A Milano già dal 2025 non circolano più, a Bologna pure mi pare, ma comunque vabbè. E vanno molto bene, hanno un motore che tira, hanno una buona iniezione elettronica multipoint che le rende scattanti e le fa consumare poco. Tenete conto però che spesso hanno problemi alla testata per occhio alla guarnizione della testa, controllare l'acqua, controllare sotto il tappo dell'olio, controllare il filtro dell'aria che non ci sia dentro l'olio, cioè, insomma controllare che non sia la famosa Panda dove si è mescolato tutto, che acqua, aria e olio, acqua, aria e olio insieme. Esatto. Diciamo che anche perché la cosa anche più che essendo le più nuove, le ultime prodotte, è evidente che avendo meno anni alle spalle sono anche quelle che hanno sofferto di meno, hanno vissuto di meno e tra l'altro i pezzi di ricambio si trovano più facilmente. Sì. Attenzione, io non sto dicendo compratevi una 1100 a tutti i costi, perché se uno vuole una 750 perché gli piace la 750, fa benissimo certo. A comprarsela. È questione di sapere che cosa state facendo, di fare una scelta consapevole. Le Panda non sono tutte uguali, al contrario di quello che può sembrare, come avete visto, come vedete nel video. Veniamo alle cartacce da sventolare. Quando si compra una Panda, in generale quando si compra un'auto usata, bisogna guardare un sacco di cose. Siccome bisogna guardare un sacco di cose, io a memoria non me le ricordo, anni fa ho realizzato questa, che è una checklist delle cose da controllare. Sicuramente ce ne saranno tantissime altre, però voglio condividere con voi questa mia esperienza. Troverete il link in descrizione se la volete scaricare per portarvela dietro quando andate a vedere una Panda. Infatti questo fascicoletto qua contiene degli annunci di Panda che io ero andato a vedere prima di comprare la mia. E queste sono le schede tecniche compilate, cioè le checklist compilate ai vari sopralluoghi che sono andato a fare, perché talvolta le Panda si presentano benissimo. È il caso di questa bellissima Panda CLX con il tetto aprile, e poi sono marce, e lo scoprite facendo un minimo di analisi che a occhio non si vede. Io ho raggruppato per categorie gli argomenti a cui dare un sì no se la prova l'abbiamo eseguita, uno spazio note e poi una votazione del performare di questa particolare prova, perché gli ammortizzatori li controllate, possono essere completamente scoppiati, possono essere nuovi, ci possono essere delle vie di mezzo, quindi ho dato uno spazio per dare le votazioni. Allora, cambio e frizione. Ci sono anche delle domande da fare al proprietario, che al 90% non sa di che cosa state parlando, però voi le domande gliele fate lo stesso, segnate che non lo sa e poi gli chiedete lo sconto. Cambio e frizione, sono mai stati rifatti? Ecco. Fare la frizione costa sui 200 euro mediamente, sì. Fare il cambio costa molto, moltissimo, parecchio. Quindi
tenete conto che se il cambio ha problemi, potrebbero essere problemi costosi da riparare. E cioè, poi anche chi dice, vabbè, se ne prende un altro e ci si cambia tutto, sì, ma sono cambi usati comunque che non sai mai cosa prendi. Per quanto sono quelli garantiti, sì, ma che e comunque costano un sacco di soldi, perché un cambio può costare 5, 6, 700 euro un cambio usato, ma a volte anche meno, però poi c'è il montaggio che costa, perché c'è da tirare giù tutto il motore, insomma, non è un comunque sia capace che pagate la Panda 300 euro perché c'è il cambio sbiellato e poi spendete 1500 euro per cambiarlo. E allora a quel punto 300 più 1500 la pagavate 1800 e ne prendevate una sana. Quindi valutate. Poi provate ad inserire le marce sia in modo progressivo che saltandole, passando dalla prima alla quinta alla terza, così a cazzo. Vedete se si incastrano, se si bloccano. Certo, i cambi a bacchetta non sono i cambi a corda, non è che tutti i cambi si comportano allo stesso modo. I cambi a bacchetta sono un pochino più rognosetti sotto questo aspetto, perché hanno delle boccole in gomma che negli anni si smangiano. Sì. Poi anche lì dipende cosa ne deve fare uno. Se ci deve andare in un campo a caricare i cani morti, se qualche marcia gratta ogni volta e la mette dentro un po' male, ma chi se ne frega, ce la schianti a forza e vai. Se invece dovete andarci a Pechino, magari potrebbe essere un problema, capite? Provate ad inserire la retro. La retro è la marcia più rognosa di tutte. Se la retro entra bene, al 90% le altre marce vanno bene. Chiaro che le provate tutte, no? Però la retro provatela, perché di solito è quella che fa più fatica a entrare, o che si incastra, o che non entra, o che gratta, è quella che fa più fatica in genere. Poi, l'olio del cambio va sostituito, e qua la gente cade dal pero. L'olio del cambio va sostituito. Le Panda hanno 20 anni, minimo, quindi almeno una volta deve essere stato sostituito. Nessuno lo cambia mai, ma voi chiedeteglielo, che magari qualcuno lungimirante può averlo cambiato. Se non l'hanno cambiato, tenete presente che va fatto. È una cosa da fare subito. Sì. E anche perché non è una grande cosa, si fa anche da noi. Sì, sono due tappi da svitare, lo stappi sotto e lo riempi sopra. Tenete conto che se l'olio del cambio non è mai stato cambiato, quando voi lo cambierete, perderà. Non c'è niente da fare, è matematica la cosa. Perderà e bisognerà rifare le cuffie del cambio. Per questo motivo è importante sapere se l'olio del cambio è mai stato cambiato. E naturalmente, altra parentesi, la macchina perde acqua, olio. Bene. Se la macchina non perde, due sono le cose: o i liquidi sono finiti o sono secchi. Questa Panda qua dietro, quando l'ho presa, non faceva una goccia di olio da nessuna parte. L'olio era quello che ci aveva messo la Fiat nel 93, probabilmente, ed era una morchia solida. Per questo motivo non perdeva. Quando gli è stato messo l'olio nuovo, è iniziato a perdere da tutte le parti. Qua due cose rimangono da fare. Provate a mettere il freno a mano e a sollevare la frizione per sentire se la frizione scivola. Se la frizione scivola è da fare, sono 200 euro, ma potete scontarli dal prezzo di vendita. Però dell'auto. Anche lì, la frizione scivola, ci deve andare in campagna a caricare i cani morti, ma chi se ne frega, la frizione scivola. Beh, mica tanto, perché se il campo è così ed è sterrato, quando scivola la frizione scivolate anche voi e vi cade il cane morto dal bagagliaio, è un problema. Bisogna vedere anche quanto scivola, perché c'è, dice, la frizione è finita, attacca solo all'ultimo, però comunque attacca. No, vabbè. Però aspetta, ci sono modelli tipo questa dove la frizione attacca in cima anche se è fatta nuova, perché è fatta così. Sì, vabbè, poi le Panda non sono mai uguali, ma in generale perché la frizione si regola, c'è una vite di regolazione del punto di attacco della frizione, quindi può essere che sia regolata alta e quindi stacchi in cima. Quello non è indice del fatto che la frizione sia da buttare. Dipende come è regolata da chi l'ha cambiata. La corda, semplicemente. Sì, c'è una vite che regola la lunghezza della corda per... Rumori strani a sollevamento della frizione in folle. Mettete il cambio in folle, sollevate la frizione. Ci sono Panda che quando fate questa cosa fanno dei rumori atroci. Sì. Ora, secondo voi è una cosa buona? Valutate! Che comunque, piccola nota che la foglio, perché ora purtroppo sta parlando Manuel, perché è una cosa sua, io poi le 1100 multipoint hanno sto vizio di ciottolare con i main folle con la frizione su, e bene o male lo fanno tutte, e non è una roba che significa tanto che il cambio è marcio, ma lo fanno. Non facevano da nome. No, lì sono spesso e volentieri sono i supporti del cambio che sono andati e fanno ballonzolare. Io l'ho cambiato tutti e lo fa comunque. Il cambio è sano, e quindi, cioè, un minimo, ovviamente, se comincia a
perché spesso magari non è mezza incollata, la fissione non stacca come si deve, quindi quando la sollevate fa questi rumori E poi aggiungerei foresti. controllate i supporti anche, aprite con cofano, a motore al minimo, il motore non deve, a meno che non sia una Panda Passeggiare. 30, perché vabbè, la Panda 30G si permette, poverina, comunque, ma se è un motore a 4 cilindri non è che deve andare in qua e là dentro, deve stare fermo. E poi i supporti del motore superiore si vedono anche, quindi visivamente si vede se la gomma è cotta, è finita o se è Ecco, di sana. solito lo è sempre, sono sempre cotti, però non è una cosa così drammatica, si lasciano così e si fa finta di O niente. si cambiano Si volendo. lasciano così, perché cambiarli costa più della macchina. Non costa tanto cambiare i supporti. Devono smontare tutto il Ma motore! no, ci metto il cavalletto sotto, lo cambia e lo riattacco. Va bene, andiamo avanti. Freni e servofreno. Oh. Croce e delizia delle Panda, i freni delle Panda non sono tutti uguali. Ci sono Panda che frenano. Bene, ci sono Panda che frenano così così, ci sono Panda che frenano male, ci sono Panda che non frenano affatto. Nemmeno dopo aver rifatto tutti i freni nuovi. Vero Manuel? Vero, vado per rifatti nuovi cose, ma A che cosa? 750, tutto nuovo, tubi, pompa, tutto, cilindretti, E tutto non nuovo frena e un non cazzo frena. quella macchina. La Panda 30, quella lì, freni quasi originali a parte qualche O-ring e frena meglio di quell'altra. Parlo di due analoghe senza servofreno, ovviamente, perché bisogna paragonare cose analoghe. Se c'hai il servofreno è tutta un'altra storia. E comunque ben venga se c'è il servofreno. Certo, perché comunque guidare una macchina senza servofreno, a parte che a me ora non è che noto tutte queste differenze, uno senza servofreno, c'è gente che fa, che fa Omicidio storie. assicurato. Poi, stato sura pastiglie, freni e ganasce, vabbè, quello si vede quando ci Si vede. vuole un attimo. Funzionamento della spia dei freni. Spesso e volentieri il venditore furbacchione che ha problemi all'impianto frenante stacca un connettore comodo comodo nella vasca sotto alla ruota di scorta. La spia dei freni non si accende più, ma la macchina non frena e voi ve ne accorgete quando vi state schiantando sull'autostrada venendo su da Bologna. Quindi verificate premendo il gommino sopra la vaschetta olio freni che si accenda la spia dei freni. Se non si accende, non è buona cosa. O c'è il filo staccato dal gommino lì, si vede perché i fili arrivano lì, oppure c'è qualche problema più grosso. Stato di usura dei tubi dei freni e data sostituzione olio dei freni. Anche quello non lo cambia mai nessuno, ma voi chiedete se è stato fatto, perché l'olio dei freni teoricamente andrebbe In cambiato. quanto attira l'umidità e poi Si fanno non le frena bolle più. d'acqua da dentro e non frena più. Dicevamo, lo stato di usura dei tubi dei freni, lo vedete nel passaruota, ci sono i tubi flessibili di gomma. Quella parte è importantissima perché negli anni la gomma si secca e trasuda Perdono l'olio l'olio. e a quel punto se la spia non è stata scollegata, si accende la spia, ma in ogni caso la macchina non frena e vi ammazzate. Mentre ne andate a 140 presi dal pandemonio. Sulla 1, tornando da Bologna. Esperienze personali. Andiamo avanti. Sterzo. Lo sterzo gira bene o ci sono punti in cui si blocca? Fate la prova dell'8, mettetevi in macchina e iniziate a girare lo sterzo, così girando ad 8 in un parcheggio alla massima velocità possibile. Se fa brutti rumori, non è bella Non cosa. è bella cosa perché la scatola dello sterzo della Panda si rompe, ha delle boccole di plastica che O si rompono. per esempio, quando presi la 750, ogni minima buca si sentiva fare STACAN! Perché Le boccole la rotte. boccola non c'era proprio più ed era ferro Esatto, a me era successo con la CLX quando l'ho sfasciata sul Mazzara del Vallo. Comunque sappiate che la scatola dello sterzo è molto facile da sostituire, costa anche poco, costa una quarantina d'euro, però comunque è una cosa da fare che se è stata fatta meglio e se è sana meglio ancora. Anzi no, meglio se è stata fatta piuttosto che sia sana di natura. Lo sterzo trema, succede che le testine dello sterzo consumate di gomma facciano sì che lo sterzo balli Può tutto. dipendere anche dalle gomme, Sì, marce, marce. però insomma, non la voglio. La molla di ritorno dello sterzo funziona. Spesso e volentieri la molla dello sterzo non funziona. Voi girate lo sterzo fino in fondo, lo E lasciate la macchina va. e la macchina si schianta e non ritorna in posizione. Provatelo, non costa niente. Blocca sterzo, si inserisce e disinserisce correttamente. Ci sono Panda dove bisogna essere uno scassinatore per disattivare il blocca sterzo, E ci sono Panda in in cui cui non entra bisogna in cui mai. non è, non è, non entra mai, va rigirata tutta prima che Provarlo anche lì, non costa niente. Sono tutte prove che portano via poco tempo, ma che se non le fate, poi possono portare via tanti soldi. Sì.
La macchina va dritta. Oh. Le panda vanno sempre storte, valutate quanto vanno storte. Comunque è un lavoro di convergenza, non è una cosa Però bravissima. non hai messo una cosa qui. Il Ovvero? gioco dello stealth. Ah, sì, Cioè, che verificare che se uno fa così così, se la macchina va dritta 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 precisa, è segno però lo che scopri con la qualcosa prova non va. dell'otto, questa cosa anche. Sì, però con l'otto bene o male, insomma, Beh, ma vabbè. ti Ma se te fai accorgi, così, la eh. Beh. macchina deve un minimo deve sbandare, no? E Deve andare invece, dritta. Invece ci sono spesso, fande che fai ed è sempre lo così stesso discorso delle ed è coppie come i consumate, vecchi film di una volta che guidavano così mentre andavano dritti, eh? no? Perché era Esatto, tutto finto. finto. E Asta, fine dello fine stealth. dello stesso, gomme cerchi, pneumatici uniformemente consumati, Che è correlata anche a quello sopra, meno data male. di fabbricazione delle gomme. Le gomme sopra hanno un cerchiolino rotondo con due numeri, gli ultimi due, con quattro cifre. Le ultime due cifre indicano l'anno di produzione. Se c'è scritto 98, forse sarà il caso di cambiarle quelle gomme. Se c'è scritto 2001 invece sono nuove, eh? Ma se c'è scritto 98 sono da Ah, sostituire. No, le gomme mediamente dovrebbero durare sui 5 anni. Se vedete che la data è antecedente a 5 anni, le gomme sono da cambiare, anche se le battistrade sì, nuovo. perché poi si Perché sennò induriscono. sono dure e quando c'è il bagnato pattinano e vi ammazzate. Prendete una moneta da 2 euro, appoggiatela nel solco della ruota. Lo spessore della gomma deve rimanere al di sopra del bordo della moneta da 2 euro. Sapete che la moneta da 2 euro ha il bordo più chiaro e il bordo più scuro. Altrimenti sono da cambiare perché sono Beh, consumate. comunque c'è la tacca per vedere Ma come. mica sempre, mica si trova sempre, talvolta dalla parte di sotto. Non, la moneta da 2 euro, portatela. Le gomme sono tutte uguali. Capita di trovare delle panda che hanno una gomma Michelin, una gomma Debica, una gomma di Norauto e un ruotino di scorta. Aggiungo una roba lì. Le gomme sono della misura giusta? Capitato a me, la hobby aveva le gomme di una misura che non ci potevano stare sulla panda. Non a libretto. Giusto, e le misure a libretto sono le 155, 80, 13 e le No, 100, 155, 65, 65, 13 13, e le 100, 135, 80. 80, Per le 13. 4 per 4, 145. E anche per le Vanna e l'Elettra, che per Ah, le Vanna pure addirittura. lei, sì. La ruota di scorta è in buono stato? No, la risposta è no, la ruota di scorta è da Non è mai in buttare. buono stato. Però qualche pazzo ogni tanto la cambia. Capita di rimanere piacevolmente sorpresi nello scoprire che la ruota di scorta ha 3-4 anni di vita e non 25. I cerchioni hanno una data stampigliata sul bordo. Ora, se la macchina è del 93 e ci sono un cerchione dell'89, un cerchione del 91 e due del 93, di solito quelli dietro, c'è qualcosa che non va. Fate magari una domanda del perché questi cerchioni hanno delle date diverse e diverse da quelle di costruzione della macchina. Magari banalmente perché ha le gomme estive e quelle invernali che sono montate su treni diversi, oppure perché ha preso in pieno una trave e ha sfondato i due cerchioni davanti. Ma non si sfondano solo i cerchi. I cerchi sono stati cambiati e il resto è tutto andato a ramengo. Quindi informatevi su questa faccenda, che è più importante di quello che sembra. E allo stesso modo, segni di botte, ammaccature, marciume dei cerchioni non sono mai un buon segno. Anche lì, i cerchioni si cambiano, ma non è quello il problema, è quello che ci sta Per dietro. esempio, sulle 4x4, se i cerchi sono marci, la macchina come sarà? Magari sembra buona, ma se i cerchi sono marci, guardate bene anche sotto la macchina, Per cui che è comunque ci un'altra cosa, arriveremo, però sì. Però sì. comunque, cioè, è sul campanello di Motore! allarme, no? Motore. Motore! Il motore consuma olio, ma questa cosa non la dovete mai chiedere al venditore per ovvie ragioni. E come lo fate a sapere? Se siete in un periodo invernale, ma se la macchina è abbastanza marcia anche in estate, voi accendete il motore, date una bella accelerata. Se fa una fumata bianca da elezione papale, Blu di signore, o solito. blu, dipende poi Signore e signori, quella macchina mangia olio, che ne possa dire il venditore? Oltretutto l'olio fa odore, si sente se mangia olio. Vero, Poi, Manuel? ovvio che c'è limite, cioè dipende anche quanto ne mangia di Cioè, olio, perché è un tenete pochino conto fisiologico, se sempre che macchine il che c'hanno motore ha olio. ste bilancieri di per sé Un po' un d'olio lo pochino d'olio mangia, sulle ma non mani. deve fare l'elezione papale ogni Ma volta che non accende deve andare a un auto, non deve andare a miscela, ovviamente. Esatto. Poi, presenta perdite di liquidi? Verificate. Se non ne presenta non è necessariamente un buon segno per il motivo che vi dicevo. Chiaro che se non ne presenta perché è stato rifatto tutto quanto, tanto di guadagnato. Però
cioè, se togliete il tappo dell'olio, sotto c'è la morchia nera e la macchina non perde olio, è evidente che non perde olio perché l'olio è incrostato. Stato della coppa dell'olio: spesso e volentieri chi ha avuto la panda prima di voi si è divertito ad andarci in campagna, nei campi, eccetera, eccetera, e è sotto la coppa dell'olio è tutta bozzi. Non è una bella cosa. Non è che la macchina è da buttare. Va bene, guarda. Perché poi magari perde perché si deforma la, esatto, l'attacco. Tenete conto che potrebbe avere questo problema qua. Tanto guardare ci vuole un minuto. Livello e qualità dell'olio: tirate fuori la stina, guardate se l'olio c'è e di che colore è quest'olio e quanto incrostato è quest'olio. Ora, spesso e volentieri l'olio sarà nero perché nessuno ti cambia l'olio il giorno prima di darti la macchina, a meno che non debba nascondere qualche altra magagna. Però il fatto che sia nero non vuol dire che sia da buttare. Però vedete, se è nero con i grumi solidi non è una bella oppure, cosa. Oppure per esempio l'olio è chiaro ma l'asta rimane nera, è segno che per anni quella macchina ha girato con l'olio nero e si è attaccata anche all'asta. Esatto, esatto, che comunque lo vedete anche togliendo il tappo da sopra del motore, sotto a cosa c'è lì, perché lì la morchia si fa se l'olio non viene cambiato e non va via più. Potete fare tutti i cambi di olio che volete ma il segno lì rimane. In questa qua dietro di me, se togliete il tappo, c'è la morchia nera, nonostante ci sia l'olio nuovo perché l'ho cambiato il mese scorso. Poi ultimo cambio filtri. Quando sono stati fatti i cambi dei filtri? Perché c'è gente che è convinta che basti cambiare l'olio. La macchina c'ha il filtro che gli è stato messo dalla Fiat nell'81 e l'olio viene cambiato tutti gli anni col filtro marcio. Questo non vale per la Panda 30 che non ha il filtro dell'olio. Non c'ha il filtro centrifugo che si pulisce periodicamente, ma molto molto periodicamente. Però per esempio se siete a comprare una Panda 30 chiedete: è mai stato pulito il filtro centrifugo dell'olio? Che per pulirlo bisogna tirare un po' giù il motore ed aprire il tappo davanti. Quindi è ben raro che sia stato fatto. È stato del radiatore. Guardate come è messo il radiatore. Spesso e volentieri succede che i radiatori marciscono, si bucano e vengono tappati col turafalle. Il turafalle non è fatto per durare. Dopo un po' si ribucheranno. Il turafalle è rosso. Cioè è rosso marcio, è color rosso marcio, perché poi dentro il radiatore c'è il marcio che contagia il turafalle anche. Quindi se dentro al radiatore c'è dell'acquaccia strana, è segno che intanto sano non è. E altra cosa, sempre in merito al radiatore: se è pieno di terra, di polvere, di schifo incrostato dentro, forse quella macchina proprio a girare in centro non è stata usata, perché poi la gente non si ricorda di lavarlo il radiatore per non farvelo vedere, per cui guardateci, perché magari è tutta bella lucida di fuori, poi il radiatore è incrostato di merda, forse. Poi consigli per l'uso: se in una macchina c'è l'acqua sporca, lasciatecela. Lasciateci l'acqua sporca e raboccate con acqua di rubinetto col calcare, mi raccomando. E se del caso metteteci un po' di sale per l'inverno. Perché il calcare è il principale componente dei tubi della Panda. Esatto. Cioè, se ci mettete il paraflucche... Se lavate tutto, ci mettete il paraflucche, tenete conto e dovete cambiare tutto poi, dai tubi ai radiatori. E ai tappi montati, esatto, sul blocco motore, che significa dover tirare giù il motore e spenderci un sacco di soldi. Non sempre, però a volte sì. Perché poi se sono incrostati dalla ruggine, si stappano. Esatto, e si bucano, e perde acqua a fontana, e poi non c'è più niente da fare. Quindi, lì ci sono da cambiare dei pezzi e costa un sacco di soldi. Quindi mi raccomando, l'acqua, se è marcia, lasciateci la marcia. Rumore del tappo vascata e radiatore: svitate il tappo, sbatacchiatolo, deve fare rumore. Se non lo fa è perché la valvola interna è rotta. Questo non lo sapevo. E quello non lo fa. No, non è vero. Ma ce la cambio, sì, no, sì, no, no. Il tappo. Questa, quella che ero andato a vedere, non lo faceva, vedi, da sostituire. Me l'ero segnato. Data e chilometri del cambio cinghia. La cinghia va cambiata ogni 120.000 km ogni 10 anni. La cinghia del motore, per il fire. Per il fire, sì, perché la stridenceria la catena non ha. E c'è la cinghia servizi che nessuno cambia mai finché non si rompe. E che è sempre sbrindellata, ovviamente. Guardateci, perché quella si vede, la cinghia servizi. Invece, per quanto riguarda la cinghia motore, è dentro, bisogna sapere. Bisogna saperlo. Va fatta, deve essere stata fatta. Se non è stata fatta, va fatta subito. Perché in caso di rottura della cinghia, il motore lo buttate via. No, non è vero, il fire no. Dipende da... Non piega le il 1100 sì. No. Neanche il 1100? No. Comunque è una cosa brutta e cattiva, fatela. Aspetta, la cinghia dei servizi, che di solito è in marcia perché nessuno cambia mai, tanto è per i servizi. Però sull'aste bilancieri, uno di questi servizi è la pompa acqua. Quindi se quella cinghia si rompe, buttate la pasta poi. Quindi, e anche la Panda, insieme alla pasta.
tutto giù dal burrone di Marzaglia. Date chilometri e camicimi, l'abbiamo detto. Stato della marmitta e data di installazione. Le marmitte marciscono e si bucano. E sostituirle è una rogna. La marmitta non costa niente, costa 40 euro. Ma sostituirle è faticoso. Perché non si smontano, non si rimontano, non tornano mai, picchiano perché di basso. Perché hanno una serie di curve che vanno messe giuste, perché altrimenti se sono appena appena storte picchiano o contro la carrozzeria o contro i tubi dei freni o contro il serbatoio. Quindi se la marmitta è stata cambiata l'anno scorso è meglio. Se è quella originale, male, male, male. Spesso capita che magari è stata cambiata 15 anni fa, 2007, e che toccherà cambiarla a breve, e infatti così è. Poi dipende sempre dall'uso che si fa della macchina e dallo stato anche, cioè è chiaro che se presenta della ruggine capite che non durerà ancora a lungo quella marmitta. Comunque le marmitte marciscono purtroppo. Poi qua c'è un problema, che questa cosa ve la possiamo far solo sentire tramite video, e cioè suono buono del motore. Il motore ticchettia, romba, agonizza. Bisogna capirla questa cosa. Sferraglia. Sferraglia. E purtroppo questa cosa bisogna sentire i vari suoni dei diversi motori, sapere che rumore fanno, che non è uguale su tutte le motorizzazioni, sapere quando fanno un rumore che dice che il motore è finito oppure è morto di inutilizzo, che è un altro problema parallelo. E iniezione elettronica. Se la macchina ha un'iniezione elettronica, tre cosine da verificare. Prima di tutto, funziona, ci sono spie strane accese, funziona la sonda lambda. Tendenzialmente è quella che si guasta, però possono guastarsi anche altre cose. Se si accende la spia motore nel 1100 o la spia iniettore nelle versioni single point, in ogni caso, no buono, no buono. Poi, se la chiave è codificata dal 97 in poi, quelle prima non hanno la chiave codificata. 96. 96. L'auto 9000 ce l'ha codificata. Vabbè, vedete che non si accende la spia code quando accendete la macchina. Perché anche perché sennò la macchina non parte. No, talvolta parte lo stesso, dipende. Però potreste restare a piedi con facilità. La spia si deve accendere e spegnersi subito. Se non si spegne, c'è un problema. Magari si spegne dopo un po', però vuol dire che c'è qualcosa che non va. No, c'è un problema comunque. Ed è un problema grosso, perché poi... Sì, sì, molto grosso. Perché poi restate a piedi, la macchina non vi parte più. Perché il codice della chiave è che è collegato alla centralina. Non è così facile che dici ce la cambio. No, perché poi la centralina non lo riconosce più, eccetera, eccetera. E poi non è neanche facile trovare chi vi fa questo lavoro di sistemarvela dopo. E ultima cosa, nelle versioni iniezione elettronica, in piano, non venite a fare i cretini, in piano voi dovete mettere la quinta, lasciare i pedali, e mentre voi vi fate la pedicure, la macchina deve filare, che è un piacere, a 30 km all'ora. Chiaro? Filare che è un piacere, non singhiozzare, borbottare, spegnersi, accendersi spie, no! Deve filare che è un piacere, se non lo fa è perché la macchina non va bene, chiaro? Voglio essere chiaro su questo punto. Deve essere così. Questa? No, ma questa fila con piacere. Ok. Dai, mi hai visto borbottare in quinta tu? No. Non siamo mai andati in quinta a 30 all'ora. Io però l'ho fatto quando sono andato a prenderla. Succede che si spengano, che si accenda la spia, che inizia a fare che saltellano. Ecco, vuol dire che l'iniezione elettronica ha dei problemi. Perché se l'iniezione elettronica funziona come si deve, si autoassesta, si alzano i giri del motore da sole, la macchina va. Va che è una meraviglia. Chiaro che se c'è la salita non può andare in quinta a 30 all'ora senza accelerare, è logico, ma se fate questa prova in piano vi rendete conto se ci sono problemi di questo tipo. Interni. Vedete come stanno messi gli interni, se c'è l'autoradio, se c'è la accendisigari, se la tappezzeria è sana, se le plastiche sono sane. Tutte cazzate, ragazzi, avanti. Tanto gli interni in fin dei conti servono a poco, quel che conta è il motore, esatto, la potenza. Ah, vedete se la regolazione dei sedili funziona, se si agganciano, se si sganciano, ma sono tutte cazzate, cioè nella lista le trovate, fate queste prove, ma sappiate che sono cose tutte da poco. E per quanto mi riguarda, ma c'è un'altra pagina di sì, per quello sto saltando. Carrozzeria, le ammaccature non sono mai un buon segno, vedete se non c'è ruggine da tutte le parti, soprattutto nei fondi, soprattutto nelle macchine che sono state in montagna o al mare. Il cofano è in bolla, prendete una bolla e appoggiatela sul cofano. Se il cofano pende da una parte c'è qualcosa che non va. O ha fatto un incidente e è stato ripristinato male, o c'è un ammortizzatore scoppiato, comunque c'è qualcosa che non va, il cofano deve essere in bolla. Chiaramente prima verificate che il pavimento sia in bolla, perché se la macchina è su un'inclinazione così, il cofano non può essere in bolla mai. Chiaramente. Ci sono diverse parti, nelle diverse parti rimovibili, il cofano, le portiere, il bagagliaio, eccetera. Il colore è lo stesso della carrozzeria, se no sono state sostituite. E se sono state sostituite, perché? A tal proposito, guardate la data stampigliata in alto sui vetri.
se i vetri hanno dei numeri diversi fra di loro. Perché hanno dei numeri diversi? Chiedetelo al proprietario, che il 90% non lo saprà, però almeno sapete che c'è qualcosa che non quadra. Lo stato, chiusura, corrette chiusure, verificate che tutte le serrature si aprono e si chiudono come si deve. Spesso e volentieri non è così. E quando togliete la chiave, tirate inclinandola leggermente, perché talvolta il nottolino della serratura viene fuori. Se è rotto il ganciato che lo tiene dietro, mentre se la sfilate piano piano, per cui verificate questa cosa qua, perché sennò sono da sostituire. Funzionamento della leva del cofano. Succede spesso che tirate la leva e il cofano non si apre. Vabbè, a volte si risolve bene sulla regolare, c'è anche il video, si può legare. Certo. Funzionamento della ruggine sotto le portiere, ruggine nel passaruota, ruggine sotto al sedile posteriore, ruggine sotto il pianale, ruggine nel passaruota. No, l'ho già detto. Ruggine, ragazzi, ruggine! Queste macchine se la mangia la ruggine! Aggiungo, ruggine sotto alla batteria. Attenzione, perché alle volte la vaschettina di scolo della batteria si intasa di merda, le batterie scolano sulla lamiera, l'acido della batteria corrode e le Panda 30 si bucano lì, proprio si sfondano e la batteria casca sui piedi del passeggero. Parliamo della ruggine. La ruggine, signori, la ruggine veniva fornita di serie su tutte le versioni, cioè non bisognava pagare di più, anzi di meno forse, comunque sia. E oggigiorno... No, secondo me la Fiat se la faceva pagare, perché era una cosa in più. La Fiat se la faceva pagare, ma oggigiorno, signori e signori, la ruggine c'è. E non solo c'è, grazie alla ruggine voi potete avere delle Panda molto scontate, talvolta anche gratis. Però vi assicuro che è una di quelle cose molto sottovalutata e che poi fa spendere milioni di euro. Per cui, signore e signori, la ruggine, parliamone della ruggine. Allora, al netto di queste qua, di cui abbiamo già parlato, di cui la vera colpa è semplicemente quella di essere vecchie, per quanto ben tenute, in genere queste qua soffrono più delle altre di ruggine. Queste, parliamo delle 750. Le 750 arrugginiscono, ma arrugginiscono prevalentemente perché sono state trattate male. Male. Essendo dei modelli base, che hanno molti anni, spesso e volentieri hanno già fatto la loro prima vita come seconda auto di famiglia della Sciura Maria che andava a prendere i figli a scuola. Sì, poi come seconda vita, come seconda vita, no, come seconda vita di solito sono passate al figlio neopatentato della Sciura Maria che le ha che la tiene fuori, non la lava mai, per esempio. No, che la lava tutti i giorni perché è neopatentato, che però ci va a 100 all'ora sui dossi perché è neopatentato, che ci ha disfatto la frizione. A quel punto, finita la sua seconda vita, di solito hanno avuto la terza vita, che è la vita vado a vivere in campagna. Quando una Panda va a vivere in campagna, tendenzialmente è come se la si fosse portata al cimitero, perché a quel punto di manutenzione non se ne fa più e l'uso diventa man mano più gravoso col passare degli anni. Perché la Panda si riempie di terra sotto, non si lava mai perché tanto da campagna è zozza, che la lavi a fare. Inizia a prendere colpi di sassi e di cose che rovinano la vernice. Sì, poi la terra quando piove si bagna, trattiene l'umidità addosso alla carrozzeria, specialmente al sottoscocca, e piano piano la ruggine comincia a lavorare. Stato di usura di materiale gommoso delle guarnizioni. Spesso le guarnizioni sono secche e poi non fanno tenuta e visco l'acqua dentro la macchina e si arrugginisce e marcisce. Verificatelo. Poi prova statica degli ammortizzatori. Prova statica degli ammortizzatori, questa gliela possiamo vedere al volo. Si va qua, ci si appoggia e si fa così. La macchina non deve andare avanti a rimbalzare mezz'ora quando la lasciate, deve fare così e fermarsi, vedete? Si è fermato. Perché gli ammortizzatori sono nuovi. Talvolta le vedete. Ecco, vuol dire che gli ammortizzatori sono da rifare. E la prova dinamica, prendete il buco e prendete i dossi e vedete se la macchina rimbalza o ammortizza. O se ciottola, insomma. O fa rumori strani. Non so perché è finita in carrozzeria sta roba, forse per praticità. Stato dei vetri, presenza di graffi o scheggiature. Spesso le Panda sono state usate per caricare di ogni. E lo vedete perché i vetri dentro o anche gli interni sono graffiati. Occhio soprattutto al parabrezza, perché se il parabrezza è scheggiato, alla revisione ve lo fanno cambiare, non ve la passano. Esatto. E cambiare il parabrezza non è proprio una cosa che viene gratis. Ci vanno dai 100 ai 200 euro. No, non è vero. Da me ci vuole quella cifra, se quanti ne ho cambiati io di parabrezza. In realtà ci sono anche guide per cambiarsi da soli. Sì, no, ma sono capace. Io non lo farei mai. Io una volta che ho provato a farlo, l'ho spaccato. Infatti, perché io ho fatto male a fare leva. Non lo farei mentre i vetri di dietro si smontano con molta facilità a mano, quello davanti bisogna farlo molto con attenzione perché si rompe. Infatti, io ne ho rotti due. Vabbè, perché
quando uno si insiste poi ne rompe due. Va bene, non vedi la data, l'ho detto prima, i finestrini si abbassano da fuori, ecco, è una cosa meravigliosa, ragazzi. Le panda hanno i vetri automatici, è una cosa bellissima. Voi abbassate il vetro quel tanto che basta, appoggiate il gomito e scende giù, è comodissimo. Mi raccomando, deve averli i vetri automatici, No. perché alcune panda difettose purtroppo hanno ancora il blocco dei vetri che funziona e il vetro non scende da solo. È un disastro, però si può sempre rimuovere il blocco dei vetri. Quando togliete quelli elettrici, togliete anche il blocco. No, comunque verificatela questa cosa perché succede spesso, è un cancello di plastica, si spacca e i vetri scendono giù da soli da fuori. Non è proprio bellissimo visto che se le rubano a guardarle le panda. Impianto elettrico. Impianto elettrico. Ci sono delle ossidazioni sulla batteria? Come sta messa la batteria? Quando l'hanno montata? Poi, se volete proprio fare i precisetti, prendete un tester, misurate la tensione della batteria con la macchina spenta e poi accendete la macchina. Se la tensione rimane la stessa o addirittura scende, c'è un problema nell'alternatore che la carica, la batteria. La tensione di una batteria sana dovrebbe stare sopra i 12 volt, 12,5-13, In e carica in sui carica 14 sui volt. 14 volt. Se la batteria segna 12 quando è accesa la macchina, vuol dire che c'è un problema. Funzionamento del devio luci, spesso e volentieri le levette a lato si sono cotte e le luci non si accendono, non vanno gli abbaglianti, non vanno le frecce, ci vuole un attimo, provate. È stato montato il circuito a relè per le luci? Se è stato montato, bene. Se non è stato montato, ricordate di farlo voi, perché altrimenti si cuoce il devio luci. Perché spesso e Se montate le volentieri, lampadine originali, no. talvolta anche con quelle, spesso e volentieri i proprietari di panda gli piace vedere la luce perché i fari non fanno luce, ci mettono delle lampadine da 100 watt e squagliano tutto quanto senza fare l'impianto a relè. A me è Però a capitato. volte l'impianto a relè è fatto da cani peggio che non averlo. Verificate pure quella cosa lì. Sì. Per esempio, con i relè buttati a giro, così Tutti nastrati, eccetera. eccetera. Lo vedete subito se è stato fatto bene o no. Provate i vari pulsanti, i vari interruttori, le quattro frecce non funzionano mai, quindi voi lo provate, o si brucia il fusibile o le quattro frecce non vanno, oppure poi dopo che l'avete provato, spegnete le quattro frecce e le frecce non funzionano più. È normale, lo facevano da nuove, però segnalatelo al venditore così vi fate fare un po' di sconto, ma è normale. Il clacson funziona, spesso si ossida il contatto o si cuociono i connettori sotto e il clacson non E il va. clacson oppure Se c'è la chiusura centralizzata e i vetri elettrici, provateli perché non provate. funzionano mai. Mai. I vetri elettrici sono la prima cosa da togliere su una panda che ce li ha quando la portate a casa. Proprio usciti dal PRA, fatto il passaggio di proprietà, andate a casa e togliete i vetri elettrici subito. La presenza del sottochiave nell'autoradio. Spesso e volentieri la gente collega l'autoradio direttamente alla batteria e se ne frega. Quando spegnete la macchina, l'autoradio non si spegne. Non è un problema grave, però poi vi si scarica la batteria, quindi Ci verificate viene che questa cosa ci dimenticato, sia. esatto. O se non c'è, fatela poi voi. Ci vuole poco a farlo. Potenza e tipo delle lampade installate, stesso discorso di prima. Se ci hanno messo le lampadine da 100 watt, tenete conto che l'impianto elettrico di quella parte è da rifare. Lo stato delle parabole dei fari, stesso discorso. Se hanno messo le lampadine potenti o comunque se la macchina è abbastanza vecchia, spesso le parabole o si opacizzano o addirittura si spaccano i pirolini per la regolazione e i fari sono da cambiare poi. In questo, ad esempio, io ho cambiato i fari perché si sono rotti i supportini di regolazione. Presenza acqua o condensa nei fari? Capita più di rado, ma capita qualche volta di vedere dell'acqua o della condensazione fare. In quel caso vuol dire che la guarnizione di tenuta non tiene e l'acqua ci si infiltra o l'umidità ci si infiltra. Dov'è? Oppure che mancano le cuffie dietro, Anche, semplicemente anche. verificate. I fari sono tutti della stessa marca, succede di trovare due fari diversi. Se è così, perché uno dei due è stato cambiato? Perché uno dei Perché è due è stato stato cambiato? cambiato? Stesso E discorso. verificate che vadano bene i fari, perché si vedono panda con la regolazione elettrica che hanno i fari meccanici e panda con la regolazione meccanica che hanno i fari elettrici con il motorino staccato lì morto perché Esatto. non è comandabile. E quindi i fari poi sparano uno in cielo e l'altro in terra e non fanno luce. In ultimo, documentazione. Lo sappiamo tutti, la burocrazia è brutta, i documenti sono brutti, però ci sono delle cose che vanno verificate. Ahimè. Innanzitutto, la panda deve avere tre chiavi. Dove sono le mie tre chiavi della panda? Attenzione, non tre chiavi per aprire tre serrature diverse, tre chiavi della stessa serratura. Mai ce Nella l'hanno. maggior parte dei casi ne hanno una. Se poi la chiave è di quelle codificate, di solito non c'è mai quella rossa che serve a ricodificare le chiavi. Esatto. Ed è una cosa drammatica perché fare le chiavi codificate costa un sacco ed è anche difficile trovare chi ve le fa. Quindi verificate questa cosa qua. Poi,
Se la chiave è codificata, dovreste avere anche una tessera, tipo una SIM card, perché abbiamo una tessera telefonica con il codice della chiave per fare i Anche duplicati. qui la Anche finiamo. quella non si trova Quella mai. si butta via la prima volta, la butta. Ma questo. No, io l'avevo, io sulla 1100 l'avevo. Io Però sono cose rare. Poi verificate che l'assicurazione sia stata pagata, che il bollo sia stato pagato, sono tutte cose che potete vedere facilmente con un'app su internet con il numero di targa. Verificate il libretto uso e manutenzione, se è in buone condizioni, se c'è, se è originale, se è stato cambiato, se c'è la macchina è stata ricargata, se è stata rubata, varie ed eventuali. Verificatelo, insomma. Vedete se c'è un libretto tagliandi qui, proprio fantascienza. Voi verificate, ma non c'è, nessuno ha mai avuto il libretto tagliandi della Panda, però teoricamente esiste, così come esiste il libretto di uso e manutenzione. Qualcuno qualche volta deve averne visto uno. Poi, resoconti di revisione, la macchina è sempre stata revisionata, ha sempre passato regolarmente la revisione. Se manca qualche revisione, che va fatta ogni 2 anni, se ne manca qualcuna, chiedete perché, magari è stata ferma qualche anno la macchina, oppure semplicemente ci andavano in giro senza revisione. Poi nel libretto ho riportato il numero di telaio. Il numero di telaio lo trovate appena aprite il cofano, lì davanti Sull'uomo, c'è una targhettina. sull'attacco dell'ammortizzatore. Verificate che sia lo stesso, onde evitare problemi cioè, poi, questa è una cosa che non si può più fare, ma una volta si poteva verificare che il numero di proprietari riportati sul libretto corrispondesse col CDP. CDP non esiste più e quindi, e nemmeno il libretto, e quindi ciccia. Questa cosa non si può fare più. La lista l'abbiamo vista tutta. Lei vuole dire qualche cosa? Qualche Ah cosa. no, un'ultima cosa, aprite il filtro dell'aria, se dentro c'è dell'olio scappate urlando. Quando la Panda fa così è perché la corda del contachilometri si sta rompendo. Bene, grazie Dario di averci ospitato qui al magazzino Allegri, grazie a voi per aver seguito questo lunghissimo video e ci vediamo al prossimo e grazie a tutti.